Le vittorie di Cesena e Torres scavano un importante solco tra il Pescara e il duo di vetta, 12 punti, anche se il Delfino ha una gara da recuperare. Il big match di sabato prossimo, proprio contro il Cesena, assume dunque nuovi contorni e diventa una sorta di scialuppa per il Pescara, cui aggrapparsi per non uscire di scena dalla lotta per il primo posto già a fine novembre, cosa che si potrebbe dare per acquisita in caso di sconfitta. È vero che una sola squadra, la prima, ottiene la promozione diretta e ci può stare non vincere alla fine, così come è giusto dire che ci sono squadre più esperte di quella biancazzurra, fattore non di poco conto specie in un campionato appiccicoso come la C. Però lasciare la lotta al vertice appena dopo un terzo di stagione sarebbe comunque una sconfitta per tutti. Era successo due campionati fa con Auteri di uscire di scena a novembre, mentre lo scorso anno il Pescara da record di inizio stagione di Colombo lo ha fatto alla fine del 2022 col tracollo post Catanzaro, 3 punti in 5 gare dopo lo scontro diretto coi calabresi. Farebbe sensazione un triennio post retrocessione con un Pescara incapace di lottare per il primo posto fino a primavera. Pescara Cesena mette in palio questo e mette in palio anche la stabilità della panchina di Zeman. È vero che l'asse tra il Boemo e il DS dell'Icari è solido, è vero che Zeman è stato scelto non solo per ottenere risultati ma anche per far crescere i giovani. È vero che per le finanze del club portare a termine una stagione senza sobbarcarsi un esonero e almeno 2 allenatori a libro paga sarebbe la cosa migliore, ma il calcio ha una legge inesorabile che è quella dei risultati e dopo 5 punti in 7 partite è evidente che i margini di errore si sono ridotti. Urge una sterzata in un periodo che sarà fittissimo, 7 gare dal 25 novembre al 22 dicembre, 6 impegni di campionato con l'annesso recupero di Pontedera più una gara di coppa con la Latina del 28 novembre che, se superata, porterà ad una 8ª partita nel suddetto periodo. Il quarto di finale è previsto tra il 12 e il 14 dicembre. E anche per questo la mossa della società di chiedere il rinvio del match di Pontedera potrebbe non essere stata così lungimirante.